Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura, come facciamo di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Si chiude l'anno, i temi da cui ripartirà il dibattito in aula nel 2024. Corecom premiati i comunicatori toscani 2023. Gli auguri di fine anno del presidente Mazzeo. Al centro dei lavori dell'Assemblea legislativa toscana è il pacchetto della manovra di bilancio della Regione, il bilancio di previsione del Consiglio regionale e la proposta di legge per i ristori agli alluvionati. Un intenso dibattito che si è concentrato soprattutto sul capitolo della sanità, con il maxi emendamento relativo all'aumento dell'addizionale IRPEF regionale e al quale sarà dedicata la prossima puntata di Cronache e Commenti. Le ultime sedute del 2023 sono state anche l'occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte durante l'anno e stabilire le priorità dalle quali ripartire nel 2024. Un anno importante, il 2024, che mi auguro possa portare innanzitutto la pace laddove ci sono dei conflitti così vicino a noi, non soltanto nella striscia di Gaza ma anche in Ucraina, senza dimenticare tutte le situazioni che sono presenti nel nostro paese di difficoltà. Bisogna stare vicini alle persone che maggiormente hanno sofferto di questa condizione economica difficile e bisogna che la Toscana giochi un ruolo protagonista verso l'Europa. Sarà un anno importante dove tanti cittadini nel mondo andranno a votare, più di 4 miliardi di persone saranno chiamati a votare e mi auguro che sia un anno dove a livello globale, a livello europeo, ci possa essere una distensione del clima sociale che si è determinato e mi auguro che la Toscana ne sia protagonista. Nel nostro ruolo dovremo aiutare i cittadini toscani ad uscire da una condizione di difficoltà per quelli che hanno subito l'alluvione e supportare, diciamo, famiglie e imprese e soprattutto i giovani verso un anno che possa essere, diciamo, di ripartenza effettiva dopo tante difficoltà vissute in questi anni precedenti. Allora, sicuramente ci proponiamo un'attenzione particolare, saremo anche noi lì a controllare l'operato della giunta regionale e anche del governo in questo per quanto riguarda l'alluvione, sperando di poter dare un conforto a tutte le aziende e tutti i cittadini che ancora oggi vivono in delle condizioni disagiate dovuto all'alluvione che il 2 novembre ha colpito la regione toscana. Poi, andando più sulla parte politica, sicuramente abbiamo due importanti appuntamenti. Il primo è quello delle amministrative di giugno, in cui abbiamo quasi 190 comuni al voto e sicuramente uno degli obiettivi più importanti è quello di aumentare i capoluoghi in Toscana, quindi la vittoria di Firenze, la vittoria di Livorno e la vittoria di Prato, perché questo progetto è un progetto di centrodestra unito, un progetto serio e soprattutto è un progetto che ci fa sognare, sperare in funzione di Toscana 2025, che è il grande obiettivo che come centrodestra ci siamo dati nei prossimi due anni. Tutto parte dalle amministrative. Il secondo obiettivo è quello sicuramente delle europee, un obiettivo grande, un sogno grande, però noi ci teniamo a dire che siamo pronti come centrodestra anche al governo dell'Europa, perché stiamo dimostrando come si cambia volto anche a una nazione. E poi l'obiettivo personale, diciamo, del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria, perché vedete l'80% del bilancio regionale verte sul sistema sanitario e siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, due anni per poter fare un intervento oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio delle famiglie della Toscana per poter fare una visita, un controllo, perché la salute deve essere al centro della politica, della buona amministrazione. Quindi quello che più di tutti ci auguriamo è che da gennaio si riparta con una discussione seria sul sistema sanitario regionale e che finalmente si evitino sprechi, si evitino assunzioni degli amici, ma si faccia tutto in funzione per un bene più grande, un bene collettivo, che è quello di garantire in primis la salute ai cittadini toscani. Io mi auguro, ma non ho dubbi di questo, perché per fortuna i segnali stanno arrivando, sia l'anno del lavoro e dei giovani.
l'anno in cui il paese riparte appieno con l'occupazione. Sarebbe un sogno di tutti, pensare che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio paese senza dover pensare a dove andare oltre confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. L'aver nello scorso anno, l'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro ci fa ben sperare. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno in cui veramente l'orgoglio italiano, che già piano piano sta tornando fuori dai confini, inizia a ritornare anche nei nostri ragazzi e alle nostre ragazze, in chi si avvicina al mondo del lavoro, a chi inizia a lavorare, a chi intraprende un'iniziativa imprenditoriale, a chi riscopre il mondo dell'agricoltura, che è un mondo che sembrava abbandonato e che oggi sta rinascendo in Italia. Quindi l'augurio di un 2024 è un augurio per un 2024 di ripresa, di lavoro e all'insegna dei giovani. Siccome quando arriviamo in questo periodo, a ridosso delle feste di Natale, il nuovo anno, è usuale fare gli auguri, io vorrei augurare a tutti i toscani e a tutte le toscane salute e lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale, quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli. Un bilancio che vuol tutelare le imprese senza l'aumento dell'IRAP e anche con importanti risorse per quanto riguarda le politiche attive. Questo è quello che noi ci auspichiamo per i toscani e coerentemente cerchiamo di operare attraverso risorse che si trovano nel bilancio e attraverso le politiche che metteremo in essere attraverso l'azione del Consiglio, ma soprattutto del Presidente e della Giunta. Noi, per quanto mi riguarda come Movimento 5 Stelle, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ossia il nostro lavoro di controllo, a volte anche di proposta, ma devo dire la verità, non con molto successo. Per dire, io ho fatto una proposta di legge sulla regolamentazione delle sostanze d'origine, e qui lo voglio dire, mi fa piacere l'occasione che lei mi offre, perché questa proposta di legge è stata fatta con dei tecnici chimici bravissimi, non certo campata in aria, giace nei cassetti della Commissione Ambiente per la prima discussione da quasi un anno, se non di più, e se ne sono perse le tracce. Quindi da parte nostra ci sono state anche delle proposte, e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza. Questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza, per poterla anche solo portare in discussione, perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula, e questo la dice lunga sulla clima di collaborazione e di reciproco rispetto fra forze politiche. Questo la dice lunga. Per quanto riguarda l'attività di controllo, noi non facciamo altro da 4 anni, quindi sicuramente continueremo a farlo al nostro meglio. Sono 6 i giornalisti di pace inviati in zone di guerra, vincitori del premio Comunicatori Toscani 2023, indetto dal Corecom regionale: Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci. La cerimonia di conferimento del riconoscimento si è svolta presso la Sala degli Affreschi di Palazzo del Pegaso. Abbiamo riflettuto che quest'anno fosse fondamentale dare un riconoscimento come Comunicatori Toscani dell'anno e come Corecom
a quei giornalisti che da anni e soprattutto in questi ultimi anni sono molto impegnati nei teatri di guerra, e per noi il messaggio è quello di dare un riconoscimento agli inviati di guerra, ma perché per noi sono anche una sorta di inviati di pace, perché raccontando la drammaticità, le stragi, la sofferenza, il dolore di queste guerre così atroci, ci mandano anche un messaggio generale che da queste guerre bisogna uscire, da questi conflitti bisogna uscire attraverso la documentazione, come fanno loro giorno per giorno, dei fatti. E come ha detto anche proprio Papa Francesco recentemente, c'è un tema proprio di dare comunicazione a partire dai fatti, dalla verità dei fatti, e loro fanno questo lavoro importante, e per noi è anche un riconoscimento a dei toscani che appunto sono legati dalla nostra regione, e per noi è un momento anche di gratitudine per un lavoro così importante e prezioso. La voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti, di non scambiare, soprattutto chi fa televisione, lo schermo per una platea dove far vedere chi si è, quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra, che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può muoversi. E insistere con tanta testardaggine, che è la parola che oggi abbiamo usato di più, per andare a vedere lì dove non vogliono che noi andiamo a vedere. C'è sempre qualcosa in una guerra che le potenze non vogliono che noi vediamo. C'è questa mania di intrupparci e farci vedere quello che loro vogliono, noi dobbiamo cercare di andare a vedere quello che gli altri non vogliono farci vedere. La questione più complicata per quanto mi riguarda, ma penso anche agli altri colleghi, sia la verifica delle notizie su teatri di guerra, perché è sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto. Quindi diventa davvero complicato poi stabilire con esattezza quello che succede, perché questa è una costante in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare una cosa. Quindi a me è successo per esempio in Ucraina di andare al seguito di notizie che erano state fatte filtrare, notizie ufficiali dal governo ucraino, di una fossa comune con 150 persone dentro, ucraini uccisi, che si volevano essere uccisi dai russi e anche torturati. Quando poi sono andato nel villaggio dove era successo questa cosa, c'erano 150 morti, ma non c'era nessuna fossa comune, non c'erano state torture. Ma questo perché? Perché poi le due parti tendono a esasperare quello che è già esasperato, a esagerare quello che è già esagerato. Quindi per noi è complicato capire dove sta la verità. L'unica cosa che puoi fare è tornare proprio alle basi del mestiere, andare, vedere, cominciare a chiedere, a parlare con le persone. Capitano situazioni in cui sicuramente rischi la vita, ma non è quello a cui pensi quando vai in determinati contesti, quando scegli di farlo. Pensi a raccontare più possibilmente in maniera più vicina a quello che sta accadendo e la verità di quello che incontri, dei volti che vedi. Purtroppo è un mestiere molto difficile che si scontra anche con situazioni che non è sempre possibile raccontare. Quel che dicono sempre tutti, anche colleghi molto più esperti di me, che quello che muore in guerra è sempre la verità come prima cosa. Ecco, il nostro compito è cercare invece questa verità, andare sui luoghi e andare anche dove è molto difficile arrivare. Si è svolta nella sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso la tradizionale conferenza stampa con gli auguri di fine anno del Presidente del Consiglio regionale, insieme ad Antonio Mazzeo, anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. È stato un anno complesso, complesso per tutti noi, è stato davvero il primo anno post pandemia, è stato un anno che purtroppo
non ha visto terminare la guerra in Ucraina, che ha segnato l'inizio del conflitto israelo-palestinese. Tutto questo impatta, perché a volte sembra lontano da noi, sulla vita di ogni giorno. Oggi siamo qui per fare gli auguri a tutte le istituzioni, fare gli auguri alle cittadine e ai cittadini della Toscana, auguri di un sereno Natale da vivere con le famiglie, ma soprattutto che ci sia un buon inizio del prossimo anno, che sia un anno di ripresa anche dal punto di vista lavorativo, perché poi alla fine la dignità del lavoro è quello che deve essere al centro, deve essere la stella polare del nostro impegno. Ci proviamo, non sempre siamo all'altezza di tutto questo, ma le cittadine e i cittadini della Toscana, dico che insomma l'anno nuovo che arriverà con le risorse che l'Europa ha messo a disposizione sarà un anno di vera ripartenza per la Toscana. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.